Salve a tutti gamers, io sono Lykion e oggi siamo finalmente su The Binding of Isaac. Spero di riuscire a portare sto cazzo di video perché provo a registrarci, succedono miliardi di cose e quindi è poi un problema perché diciamo che non è proprio bello come esce fuori poi il video e quindi cerco in tutti i modi di farlo sembrare qualcosa di più naturale, più bello, però non mi riesce, sembra tipo una specie di maledizione. Quindi finalmente dopo un bordello di tempo siamo su The Binding of Isaac. Le cose che voglio dirvi sono tantissime. Prima di tutto, questo video, appunto, come di mio consueto, sarà un solo video a settimana di The Binding of Isaac, mentre c'è la possibilità o la probabilità che io lo porti in live. Appunto, proprio per questo, le puntate in cui faremo completion mark e quant'altro comunque verranno caricate su YouTube, ma appunto le altre run fatte un po' per i completion mark, un po' perché ci andava, rimarranno su Twitch e ricaricate poi sul secondo canale che creerò quando inizierò a fare le live, che molto probabilmente inizieranno ad esistere la settimana in cui starete vedendo questo video. Infatti volevo proprio avvisarvi che in sovrimpressione metterò la schedule delle live che verranno fatte durante i vari giorni, mentre in descrizione potrete trovare il link di Twitch, il link di Instagram e il link del secondo canale che ho creato appunto per mettere le varie live. Lo scopo di questa serie appunto è completare o cercare di riuscire a completare The Binding of Isaac al 3 miliardi per cento. Non so a che percentuale sono arrivati col gioco. Dello scorso update era al 3001%, quindi non vi saprei dire in effettivo a quale percentuale dovremmo arrivare, ma appunto cercheremo di farlo iniziando appunto da zero. Per chi già mi conosce o comunque viene dai vecchi canali, io ho portato a The Binding of Isaac, so la maggior parte delle cose, anche i Tainted nel mio account principale li ho sbloccati, ma con voi voglio cercare di imparare al 100% il gioco, visto che comunque giocandoci da solo diciamo che alcune cose le vado a perdere, non vado a cercarmi molte cose e quindi con la serie cercherò e credo di riuscire ad imparare a giocare al meglio a questo gioco, almeno ci spero perché è molto bello e io ci ho passato una marea e quando dico una marea è veramente una marea di ore su questo gioco. Ci saranno quindi completion mark, una serie dedicata appunto solo per i completion mark. Quando aprirete un video del genere, molto probabilmente è nel quale ho cercato di completare qualche completion mark e ce l'ho fatta. Mentre su Twitch vedrete il gioco integrale, ciò non significa che questo perderà di valore o uno dei due perde di valore. In realtà no, hanno lo stesso valore per me. Più che altro è cercare di avere qualcosa già di registrato in modo tale da non occupare giga e giga del mio hard disk. Utilizzo questa specie di stratagemma in modo tale da avere già comunque registrato le cose importanti e poi poter, diciamo, senza dover tagliare altri file, eccetera, eccetera. Ma questo diciamo che è più a livello logistico da parte mia. Quindi diciamo che questa parte qui non è che vi vada ad interessare moltissimo. Cosa? Oh no, Libra. Però forse ci aiuta. Infatti no, ci ha aiutato molto meglio. Comunque, la cosa importante appunto che voglio introdurre in questi gameplay, perché appunto sono gameplay non proprio in blind, la maggior parte delle cose sì, perché The Binding of Isaac con il nuovo aggiornamento è veramente veramente molto, ah giusto perché you feel balanced, quindi va bene, è molto molto grande, quindi dubito che io nelle mie poche ore di gioco abbia visto molta roba, infatti non ci credo manco io. Diciamo che con il nuovo DLC The Binding of Isaac è un gioco a sé stante, cioè The Binding of Isaac Repentance è veramente un altro gioco totalmente diverso, con meccaniche diverse, con tanta roba nuova e da scoprire, è molto figa. Infatti punto moltissimo, molto probabilmente per il completamento di questo gioco dubito che arriveremo sui 200 episodi, molto probabilmente, o forse no, questo ce lo dirà soltanto il tempo. Inoltre, cosa molto figa che voglio introdurre appunto in questi gameplay è il fatto che qualsiasi cosa che io vado a prendere apparirà a schermo, appunto tipo in questi casi i quattro oggetti che abbiamo preso per il momento li vedrete a schermo quando appunto li ho presi. Molto probabilmente l'avrete già visto appunto già dal primo oggetto, però voglio rimarcarla questa cosa. Diciamo che ho preso spunto da Sabaku no Maiku, molto probabilmente conoscete tutti Sabaku no Maiku, e diciamo che questa cosa mi piace moltissimo per non installare un HUD perché non ne trovo, quindi nel caso vogliate aiutarmi ditemi quale HUD posso scaricare in modo tale, oddio che brutta sta stanza così, in modo tale da non fare il doppio del lavoro, anche se così è anche meglio. Forse non si apre l'altra,
no, invece si è aperta. Perfetto, questo dovrebbe aiutarmi, e infatti molto meglio così. In questo modo riusciamo io a sapere che oggetti sono e che fanno, e voi almeno potete vedere quali oggetti sono migliori di altri, eccetera eccetera. Quindi diciamo che aiuto sia me riguardo alla mia memoria e voi riguardo alle varie cose che possono fare gli oggetti che andremo a vedere durante le nostre run. Immagino che con la grid mode sarà veramente 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 enorme la quantità di oggetti che andrò a mettere. Ok, siamo tipo al terzo piano. Diciamo che le prime run di The Binding of Isaac sono molto veloci. Shot speed up. Strano che lo shot speed up non vi abbia dato altra roba, però dai, diciamo che abbiamo un personaggino niente male, ma abbiamo veramente un personaggio non forte, ma neanche così scarso. Diciamo che è il giocatore che è scarso in questi casi, quindi diciamo che battere mamma è una cazzata. Anche se l'hard mode Binding of Isaac Repentance è effettivamente l'hard mode che tutti volevamo su The Binding of Isaac, perché diciamo che l'hard mode principale, quella prima degli aggiornamenti, era un po' una cacchina, quindi non era proprio hard mode. Ci manca ancora la treasure room qui, noto questo piccolo problema della treasure room. Tra l'altro registra in questi casi qui, anche se dalla settimana prossima vedete un cambio radicale della qualità upcam, vedrete una qualità maggiore spero dell'audio, ma questo è un altro caso. Diciamo che questi video, appunto quelli registrati totalmente dal PC, è molto più semplice per me, perché appunto utilizzo un solo programma, quindi in effettivo non è tutta questa grande difficoltà. Mentre video come Sword Art Online, Black Swordman, diciamo che dal punto di vista tecnico sono molto difficili da registrare, ma non solo, anche da editare, appunto perché utilizzo il tablet, utilizzo un dispositivo audio esterno, utilizzo un dispositivo video esterno, e quindi spesso devo sincare tutte e tre le tracce contemporaneamente, ed è veramente una mazzata. Però spero che il modo in cui porto quei video vi piaccia. Perfetto, adesso andiamo con il nostro Double Trouble con Pin. Non dovrebbe essere così tanto difficile, ma comunque ricordiamoci che è The Binding of Isaac, e quando The Binding of Isaac vuole che tu perda, The Binding of Isaac ottiene quella cosa, ed è specificatamente questo. Cioè, nel senso, quando The Binding of Isaac decide di punto in bianco che devi schiattare, in parole povere è quello, diciamo che ce la mette tutta, ce la mette veramente veramente tutto. Ho sbagliato, forse dovevo prima, ma guarda, il patto non mi piace proprio. Stavo dicendo, ho sbagliato a prendere l'HP up prima, perché poteva servirci dopo. Diciamo, sono scelte di gioco, sono scelte di gameplay che ovviamente ognuno poi modifica a proprio piacimento. Diciamo che ci sono anche pochi champions nonostante l'hard mode, un po' mi dispiace, però fin quando ci riusciamo ad andare avanti, a me va bene così. Strano che, vaffanculo, mi sono fatto colpire come un deficiente. Strano che non ci abbiano ancora dato nessun attivo. Di solito The Binding of Isaac vuole darci a tutti i costi, tipo venditori porta a porta di Folletto, gli attivi. Ogni tanto nelle mie run in offline, diciamo che ne droppa veramente tanti, veramente veramente tanti. Se ce la giochiamo bene, ce la siamo giocata egregiamente, quindi possiamo anche permetterci di entrare dentro lo shop. Ok, molto probabilmente voi avrete visto anche cosa fanno quei trinket. Io in effettivo non lo so, questo credo dovrebbe aumentare la possibilità di avere i pati, non vi saprei dire, principalmente perché uno dei due garantisce il maggiore spawn di Blackheart, mentre l'altro garantisce un'altra cosa. Appunto, anche con questo non so minimamente a che cazzo serve. A questo cambia gli oggetti per terra. Ancora? Ma dai, madonna santa. Oh, vaffanculo l'altro che è andato lì dentro, però possiamo utilizzarli in un altro metodo. Tra l'altro ho anche bypassato le secret room, cioè proprio così, giusto per a sfregio proprio. Anche se di solito dovremmo cercarle perché potrebbero aiutarci e non poco, non so il perché. Oh, triple shot. Buono. In effettivo ci bilancia, ci aiuta moltissimo, perché appunto con il triple shot le tiers diminuiscono. In questo caso invece non c'è stata quasi nessuna modifica pesante. Di solito invece è un buon oggetto triple shot, ma tende a rovinarti la run se hai un tiers molto basso. Allora, le carte non ci interessano in realtà, preferirei donare. Se non mi sbaglio a 10 monete dovrebbe aumentare il patto. Perfetto. E vabbè, andiamo avanti, in realtà non è che ci interessi più di tanto. Oh, salve. Vabbè, lì è proprio impossibile. Avrei potuto fare diversamente, ma sono stupido. Tu sei la mia rovina, perché sei lento. Sei lento come non so che cosa, come le cose lente, qualcuno direbbe. In effettivo c'ha ragione. Schina di merda, ti fai i cazzi tuoi, grazie. Dai, su, dai, passa a miglior vita. Grazie. Tears, tears che dovrebbe
dovrebbe aumentarci. Dai, ottimo, ottimo, ottimo. Veramente una buona partita questo. E ci manca meno un piano a mamma. Abbiamo quasi finito. Ecco, quell'oggetto lì è veramente una merda, quello che ho preso. Di solito Etsy Tears Up non mi ha mai sconfifferato molto. Diciamo che è sempre stato un meh, prendiamolo. Ogni tanto lo prendo perché mi dimentico temporaneamente quello che... il danno effettivo che fa. Poi ovviamente la cosa è soggettiva. Salve. Peccato che non ho un... stavo dicendo, peccato che non ho piercing shot. Sarebbe stato utile in quei casi. Però ce la siamo cavata piuttosto egregiamente con i power up che abbiamo. Andiamo qua, per favore, qualcosa di buono. Ni, però qui c'è una tinted. Guarda, se mi riuscissi a salvare con qualcosa di figo, sarebbe perfetto. Dai, cazzo, mi hanno colpito. Sta stanza è proprio brutta. Forse dovevo far partire il ciccetto qui che fa... perfetto, entriamo. Magari c'è qualcosa scontato. No, ma c'è diplopia, ma l'altra cosa che adesso non mi ricordo come si chiama, che duplica l'oggetto. In effettivo mi interessa. Questo è buono. Questo è buono, ma non abbiamo un attivo. Però non so se in effettivo lo conta come attivo quello. Però cerchiamo di fare 5 monete, perché voglio ottenere quell'oggetto, perché magari riesco a fare qualcosa di molto figo. Vaffanculo. Avevo intenzione di utilizzarlo con il patto degli angeli, ma a questo punto è pressoché inutile, perché non abbiamo finito. Quindi non credo che gli angeli ci vogliono così tanto bene da apparire. Pezzi di merda. E qua. Oh, salve. Dai, devo per forza cercare di prenderlo. Mi mancano 2 monete. A costo di sbombardare, dare di nuovo la macchina che abbiamo riempito, devo ottenerle. Molto più grande. Oh, 2 monete. Perfetto. Dopo torneremo allo shop. Boom. Chiavi che non ci interessano in realtà. Se avessimo la cacchina potevamo fare qualcosa, ma non abbiamo la cacchina come attivo. E questa stanza è un po' meh, devo dirlo. Oh, beh, tu però potresti darmi un attivo. Di solito mi dai sempre l'attivo. Questa volta mi darà una carta, secondo me. Ne sono più che sicuro. Signore e signore, Nostradamus. Sono un idiota, perché ho sparato la bomba? Vabbè. Però possiamo provare a cercare una secret qui, Nisba. Mamma mia, ho rischiato. Mamma mia, sti cazzo di spuntoni messi così. Effettivamente no, quindi non vale come attivo. Mo tipo ci droppa un attivo a cazzo. Mamma mia, mi sono cagato addosso. Non so il perché l'abbia fatto di dritto. Non ne ho la più pallida idea. Però apprezzo. Apprezzo, boss. Signor boss, apprezzo tantissimo. Dai, facci il piacere di passare a miglior vita. Mamma mia, quanto ci tieni, oh. Ok, forse allora non ne vale la pena. Ma mai nella vita non ne vale proprio la pena utilizzarlo. Andiamo giù. I minion ci stanno aiutando tantissimo. Non l'avrei mai detto in todo my life, ma ci hanno aiutato e ci stanno aiutando in realtà. Cioè noi non li vediamo perché... cioè io non li vedo principalmente... aspetta, usciamo e rientriamo così valgono come cacchine. Io non li vedo di preciso perché io c'ho 0. Bastardi maledetti. Ma come 0? Oh, scusami, grazie. Mica chiave la devo usare per quello, quindi possiamo andare. Però 0, cioè, mi sembra un po' esagerato. Effettivamente comunque la run è finita, però siete proprio cazzo. Cosa vi ho fatto io di male? Ma fa culo. Dai, dai. Ok, chiave che ci interessa. Magari tu. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Oh, noi mettiamo questo qui. Magari ne mettiamo un altro. Magari non ci ha droppato niente. Cioè, aveva la possibilità di dropparci un cuore nero. E beh, non l'ha voluto fare. È una persona orribile. Mamma, non l'avevo proprio sentita. Ero troppo concentrato. I fantasmi, signori e signori, gli esseri più odiosi di questo. No, in realtà no. C'è di peggio. C'è effettivamente di peggio. Però non abbiamo ancora trovato la treasure room, quindi dobbiamo prima andare dalla nostra treasure room. Monetina che non ci serve. Lui che kaboom. Ok, la nostra bellissima terra, The Stars. Ma vabbè, tanto sarebbe pressoché inutile non utilizzarlo. Utilizzeremo lui. Uno shrine shot e shrine shot. Teoricamente così dovrebbe darmi la doppia possibilità. Non lo so, immagino. Potevo utilizzarlo nello shop. In effettivo avete ragione. Non so con chi io stia parlando. Effettivamente è tipo nella mia mente, tipo Dexter, capito? Per intenderci. L'ho toccato quel sangue, io non l'ho toccato. Cioè io adesso espongo denuncia. Mamma mia, che stanza brutta questa. Aspetta, ma The Stars. Perfetto, siamo tornati indietro. Pensavo fosse l'altro. Mamma, adesso patirai le pain dell'inferno. Guarda, guardalo qua, il piccolino che se ne scappa. Tipo for an ambulance. For an ambulance. But not for me. Mamma mia. Mamma mia, best player ever. Non è bello. Faccio appunto. Ma quando The Binding of Isaac percepisce quando tu ti stai vantando, e in quell'istante te la mette nel culo, ma non un dito, due dita. Signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, che molto probabilmente sarà di Sword Art Online Black Swordman. Ci vediamo alla prossima. Bella.